15.01 gli ondeggianti Andres e Valentina, ancora qui a darvi il benvenuto a una nuova puntata di Occupy DJ. Ciao a tutti ragazzi, sempre in diretta. Oggi abbiamo una sfida con il nostro autore Walter, ovvero quello di essere così bravi a fare la puntata da vederci il video del giorno che stiamo rimbalzando da un po' di giorni. Esatto, e così proprio la buttiamo in Dan Kroll, Dan Kroll from nowhere. C'è questa sfida, mi raccomando, ce la dobbiamo ma fare. Mi raccomando, ci autoraccomandiamo. Sì, perché mi guardo al televisore, certo, che dice di fianco alla telecamera. Ospiti molto peggio. Grazie. Ospiti anche oggi, abbiamo Daniele Cassandro dalla redazione di Wired, con cui parleremo un po' di questo Wired Next Fest che è andato molto molto bene qui a Milano. E poi avremo, passiamo alla musica, parliamo con Arisa del suo album Se Vedo Te, è uscito il 20 di febbraio, e parleremo del grande successo anche di Controvento, che è riuscito a conquistare tutta Italia, tant'è che ha vinto il Festival di Sanremo. Esatto, un'alta dose di positività anche oggi ad Occupy DJ con Arisa. Vediamo allora la domanda del giorno. Che domanda? La domanda, la notizia. Allora, quando si parla del nostro paese, potrei confermarmelo anche te Andres, gli stranieri non hanno sempre buone parole nei nostri confronti. Ma neanche buone calzature hanno gli stranieri, devo dire. Ma però non hanno tutti i torti, perché l'Italia risulta essere tra le ultime posizioni nelle classifiche di ambiente, economia e vivibilità. Quindi dici, molto male. Siamo un paese affascinante, sì, però poi alla fine sostanza, la sostanza è come quando vedi una bionda in fondo e dici, quella bionda, e poi si gira al pizzetto. Come sto andando? Scusi, è affascinante, ma poi... Ma che persone conosci? No, non le conosco, infatti dico, la vedi in lontananza, affascinante, ma niente, si finisce lì. Tu pensa che al primo posto, secondo queste caratteristiche che vi ho appena detto, la città migliore al mondo dove vivere è Melbourne, quindi è all'esatto opposto rispetto all'Italia, dall'altra parte del mondo. Ce ne sono tante, dell'Australia, Nuova Zelanda e il Canada, no? Ne ha tante nella Vienna, top 10. In Europa ed Helsinki anche. Vienna ed Helsinki le uniche città, le prime città europee. Milano e Roma sono attorno al 50° posto. Addirittura Torino è essere una delle città più inquinate al mondo. In Europa. Sì, la prima in Europa, numero 8 della classifica. E quindi vabbè, purtroppo. E quindi poi sono stati valutati tante altre caratteristiche, il verde, la delinquenza che c'è nelle città. Ah sì, no, perché è vero, leggevo di Roma, che è la prima città dove avvengono scippi, seconda dopo in realtà, Barcellona. Dopo Barcellona. Dopo l'incivile, state dove cazzo dovete stare? Sai che l'hanno fatto anche a me una volta a Barcellona? Dice, guarda che bella cintura, guarda, poi mi hanno fatto non una mossa. Non era Angelo Duro delle no. che faceva il giochino. Mi hanno fatto una mossa strana e mi hanno sfilato di tasca insomma, noi che ci abitiamo in Italia possiamo dire che in realtà le nostre città qualcosa di bello ce l'hanno pure. Assolutamente sì. Allora vediamo la notizia del giorno. Così ho pareggiato i conti. Esatto. Oggi vi chiediamo di scriverci un po' usando l'hashtag amo la mia città, perché completa la frase e dici di dove sei. Mi raccomando, perché molto spesso capita che ci scrivete e poi non ci dite di dove siete. Fate uno sforzo, tipo non è amo la mia città perché è bella Mario da Roma. Cioè, scrivete su Facebook a Occupy DJ, @OccupyDJ se usate Twitter, se usate WhatsApp 342 8795 900. E continuiamo a parlare della nostra città con la Tweet Parade. Dopo che lanci la Tweet Parade, la tua espressione è questa. Vediamo avanti. La numero 5. Zip satira lampo, avremo vera libertà di scelta solo quando ci sarà un'alternativa alla D di Domodossola. E tuttora non mi sovviene un'altra città con la D. Non è facile. Ci arriveremo forse a fine puntata. Dan Kroll. Anche quello, magari ci scrive qualcuno da una città con la D. Numero 4. Troviamo... Svez10 dice: adesso salgo in macchina, vado a Napoli, prendo delle sfogliatelle e torno. Santo cielo. È vagamente Barbie questa Svez10. Beh, se vai, se ce ne prendi un paio anche per noi, Andres. Se ne prendi un paio anche per Ken, fai tutti contenti. Numero 3. Magni, nel tempo che passa aspettando l'autobus a Roma, uno può innamorarsi, vedere tutte le tre serie di Game of Thrones, nascere, crescere e morire. Sì, non conosco bene Roma. Mi sono impegnato a dire Game of Thrones. Che senso? Sì, perché potrei dire God, semplicemente. Ma Games o Game of Thrones? Non si sa. Andiamo avanti, vabbè. Numero 2 direi. Troviamo Roberta Taglia che dice: mia sorella è venuta a trovarmi a Milano e ha detto: invece gli etero dove stanno? È un po' come quando l'altro giorno indossavo una maglietta particolarmente variopinta e mi hanno chiesto: bella però sta maglietta, c'è anche da uomo? Rullo di tamburi e vediamo che cosa c'è alla numero 1.
Stylish Pierre, Bologna è quel posto in cui il barboncino della signora Borghese socializza con il cerbero del pancabestia. Si avvengono questi clash. Socializza, meno male, perché sennò che casino, no? Sì. Sigla. Allora, continuiamo a parlare di città. Desio con la D. Desio. La D di Desio, caspita. Grande. Forza Brianza e forza Monza. Monza Ale. Ma basta. Continuiamo a parlare di città perché ogni tanto le nostre città ci offrono qualcosa di bello, come è successo qua a Milano lo scorso weekend con il Wired Next Fest. Allora ne parliamo fra poco con Daniele Cassandro. Vediamo. È giovedì, sono le 15.08, diamo il bentornato in studio a Daniele Cassandro. Ciao, ciao, bentornato. Ben trovati a tutti. Dalla redazione di Wired abbiamo visto l'esibizione di Giorgio Moroder per la serata conclusiva, l'ultima delle serate. Non era la conclusiva, era la penultima. Ah, perché domenica sera domenica c'era... Domenica sera non abbiamo fatto spettacolo, abbiamo fatto solo gli incontri. Allora, diciamo, se l'ultima però... serata musicale, esatto, del Wired Next Fest, c'era un sacco di gente. Com'è andato questo appuntamento? Beh, è andato molto bene, perché 25.000 persone per il set di Baldelli e Moroder non ce l'aspettavamo sicuramente neanche noi. È stata una grande sorpresa e la prova che a Milano, ai milanesi, piace uscire. Assolutamente. E quando c'è qualcosa di bello da vedere. E grande cornice anche, perché comunque il parco Giardini Indro Montanelli era una bella situazione. Assolutamente. Anche dove andare, c'era bel tempo. Infatti siamo stati fortunatissimi anche con il tempo. La scorsa volta che sei venuto qua a trovarci ci hai parlato del tuo incontro con Giorgio Moroder. Hai avuto modo di rincontrarlo? Come no, certo. Lui è arrivato la sera prima della sua esibizione con la moglie, è stato dietro un pochino, ha salutato tutti quanti e poi ha fatto un soundcheck al pomeriggio molto discreto, quasi non ci siamo accorti che c'è stato, e poi è salito sul palco. L'ho rivisto il giorno dopo perché l'ho intervistato di nuovo con Luca Dini di Vanity Fair. Abbiamo fatto un'intervista pubblica per tutti gli invitati a One Express. Parlando invece del set, cosa ne dici del suo DJ set? Beh, anzitutto è stato molto bello l'inizio anche con Baldelli, che ha proprio, non lo so come dire, contestualizzato anche il suono di Moroder in una cornice, diciamo, anche più storica. E Giorgio arriva ed è una grande celebrazione, nel senso, col repertorio che ha lui, qualunque cosa mette, la gente balla. Quindi certo. Una volta arrivato lui era sicuro che sarebbe andato tutto liscio. Non si sapeva bene cosa aspettarsi. Anche all'interno della platea c'era un po' di, come dire, di attesa. Tanti l'hanno osannato come fosse proprio l'ultimo delle rockstar. E poi hanno dovuto un po' abituarsi anche all'idea che stava mettendo dei pezzi molto vecchi in versione nuova, remixata. Insomma, è stato un po' strano. È difficile fare contenti tutti, ma ci ha provato. Diciamo che con la valigia di successi che ha lui non gli è stato difficile. Però grande set di Baldelli anche all'inizio, come hai detto tu, che ha suonato fino alle 11, è stato davvero... È stato eccezionale. Quindi ci sembra di capire che siete soddisfatti del risultato. Siamo molto soddisfatti del risultato e siamo soddisfatti soprattutto dai numeri. Numeri che io non potrei ricordarmi mai, perché neanche mi ricordo il numero di telefono, il mio numero di telefono. Ho avuto dal direttore dei numeri ufficiali che sono 87.000 partecipanti, 55.000 solo con le conferenze e le attività, diciamo, della giornata, e 25.000 per il live di Moroder e 7.000 per il live di venerdì, perché non dimentichiamoci che abbiamo avuto Cosmo, i Niños do Brasil e gli M+A. Assolutamente. Quindi abbiamo avuto anche un live tutto italiano il venerdì. Abbiamo avuto 120 eventi, 130 relatori. E ho visto anche un sacco di persone che vi seguivano in streaming. Assolutamente sì, c'era anche lo streaming. E qua ti mi segnalano. Sì, ti manca come dato. Il dato sullo streaming? No, forse me l'hanno dato, ma non lo trovo adesso. Ce l'ho io, 35.000 persone. Oh, wow. La cosa paradossale è che c'era talmente tanta gente sul luogo che poi alla fine Wired Next Fest, tutti collegati, nessuno collegato perché non andavano più i telefoni. C'era troppa congestione di traffico. C'era congestione. C'era quindi congestione, la gente, io li vedevo a fianco a me che tentavano di twittare in ogni momento. Che era una figata e non potevano. E nonostante questo mi dicono 10.000 tweet per i 3 giorni, che non sono pochi. Li hanno fatti tutti prima e dopo. Di giorno, durante le conferenze. Avrai incontrato tantissime persone. Qual è il personaggio che più ti ha colpito? Dunque, c'era tanta gente, a parte le star famose tipo Elio e Rocco Tanica che hanno recitato, Fedex e J-Ax, eccetera. Io sono stato molto colpito da Evgeny Morozov, che è questo studioso di internet, molto
molto critico sulla rete, che ha fatto un discorso velocissimo, rapidissimo, sulla disintossicazione da social network. Se volete un altro giorno ne parliamo, che è un tema molto bello. Assolutamente. Allora, questa era la copertina del numero di maggio di Wired. Presto uscirà il numero di giugno. A che cosa stai lavorando, Daniele? Io sto lavorando ora un pezzo che non uscirà sul numero di giugno, uscirà più avanti, che è sul recupero degli inediti di Andy Warhol da dei dischetti di Amiga che lui ha fatto alla fine, a metà degli anni Ottanta. Lui si era subito appassionato di arte elettronica, di computer art, e ha subito voluto imparare come funzionavano le prime schede grafiche dei computer, e ha fatto dei lavori che erano spariti perché erano semplicemente registrati su supporti troppo vecchi. Quindi erano rimasti incastrati in questi floppy disk ormai illeggibili, e intervisterò il gruppo di lavoro che ha tirato fuori questi lavori inediti di Andy Warhol. Anche tu sei rimasto incastrato prima con Moroder e poi adesso con Andy Warhol sui computer degli anni 70. Esatto, alla fine stai facendo sul vintage. Un filone vintage. Grazie Daniele, speriamo di rivederci giovedì prossimo. Non sappiamo se ci sarà lui o qualche altro. Ci alterniamo sempre. Qualche altro collaboratore di Wired. E noi ci vediamo dopo la pubblicità. Ciao. :17, eccoci rientrati dalla pubblicità. Occupa i DJ come sempre. Vi abbiamo chiesto quest'oggi, sì, di completare una frase usando l'hashtag che dovrebbe comparire adesso sullo schermo. Dovrebbe, eccolo qui. Hashtag amo la mia città, perché completa la frase e dici di dove sei. Vediamo se abbiamo dei chiacchieroni. Dell'alternativa Domodossola. O dei telegrafici. Vediamo. Da Facebook, Luca Antoniazzi, direi chiacchierone. Amo la mia città perché Verona è una città d'amore, magica e piena di storia. Dall'arena a tutti i monumenti, alla casa di Giulietta, Gardaland e tante altre cose. Verona è stata recentemente inserita nella classifica dei patrimoni dell'UNESCO. Sì, ne avevamo parlato, sì. Sempre da Facebook, Paola Tolu dice: amo la mia città perché in 2 minuti sono al mare ed è come sentirsi in vacanza. Genova. Meno male che l'ha messa in fondo, stavo sì, per dire quale. Anch'io la stavo cercando. Quale? Va bene. Vediamo. Vediamone un'altra da Facebook. Babilonia Milone dice: mi staio ca usula arriva, stucaddu non mi sfianca su Calabrisa. La metti a Terme. Non è facile leggerla da così vicino. La potevo leggere lì. Sì, che si vedeva bene. Che scusa. Ma la volevi leggere tu? Adesso la leggi tu, vai. Guarda che è ancora lì, guarda. Andata, mi spiace. Andiamo avanti. È andata bene. Allora, adesso stiamo per accogliere in studio Arisa. Siamo molto lieti di averla qui, vincitrice di Sanremo 2014. Questa è Controvento. Questa è Controvento di Arisa, che è qui in studio con noi. Ciao, ciao. Benvenuta. Ciao. Benvenuta. Controvento è contenuta nell'album Se vedo te, che è uscito il 20 di febbraio, cioè subito durante Sanremo. È tempo di bilancio, è andato molto bene, no? Sì, 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 ancora deve dare i suoi frutti, ma sì, è andato bene, non ci lamentiamo, però non è finita. È un periodo bello intenso per te questo. Sì, sì, è un periodo bello intenso, sì, sì, ma soprattutto perché suoniamo tanto, bello, diciamo. Perché poi quando si suona l'intensità è una roba che non si sente tanto, cioè la pesantezza. In realtà basta che si suona, si sta bene. Suonate tanto e anche Controvento ha suonato tanto su YouTube, perché ha fatto oltre 11 milioni di visualizzazioni. Sì. E tu non eri convinta all'inizio, tra l'altro, di questa canzone, vero? Non ero convinta perché adesso entriamo nella filosofia di noi altri, no? Perché effettivamente è una promessa molto importante. Quando dici io ci sarò, no? Poi ti rendi conto che magari nella tua vita frenetica non ci sei più o meno per nessuno. E quindi dici io canto questa cosa, ma riuscirò a mantenerla, riuscirò ad esserci davvero per qualcuno? E poi alla fine può darsi che le canzoni un po' ti portano, no? Anche a farti fare quello che non riesci a fare normalmente. Quindi da quando c'è Controvento devo dire che anch'io mi sento un po' più miracolosamente presente. Il tuo album conta tantissime collaborazioni, tra cui Cristina Donà e un nostro beniamino Dente. Sì. Esatto. Cosa ne pensi tu della scena indie italiana? C'è qualche altro cantautore, magari che di quelli un po' più emergenti, che ti piace? Ah, Antonio Di Martino, c'è qui. Anche lui è stato da noi. Sì, Brunori. Certo, anche lui è stato da noi. Vediamo se li abbiamo fatti tutti. Ah, mi piace molto, moltissimo Maria Antonietta. Anche lei, presente, vai, sì, ce l'abbiamo. E allora, poi... aspetta, vabbè, i 3 allegri ragazzi morti? Ce li abbiamo anche quelli. Sì. Potremmo creare uno studio musicale qua. Dobbiamo fare riempirlo tutto con i cartonati degli ospiti che sono stati. Quindi, insomma, segui anche la scena italiana. Sì, perché secondo me loro sono...
diciamo, molto più rappresentativi della musica italiana di quanto non lo siano... Non lo sia io. Sarebbe bellissimo. Eh no, perché comunque lavorare per delle multinazionali fa sì che si debba alla fine scendere a dei compromessi. Io fortunatamente non devo proprio scenderne a tanti, perché fondamentalmente sono nata libera e sono libera. Però in generale pensiamo che ci sia solo un certo tipo di musica italiana, e ecco perché magari la musica italiana spesso non ci piace. Invece ci sono delle realtà che costituiscono davvero il bisogno e l'occhio sull'italianità vera, che magari tralasciamo, e che è costituito da queste realtà indipendenti. Per esempio Antonio Di Martino ha fatto due dischi pazzeschi, uno più bello dell'altro, ed è la musica che ascolto più frequentemente. A proposito di musica italiana, tu hai fatto l'Accademia di Mogol e lui ha speso ottime parole per te, ha detto che tu sei proprio il riassunto di quello che loro cercano, cioè semplicità e coerenza sono i tuoi punti fondamentali. Ti onora questa cosa? Molto, sei contenta? Molto, molto, moltissimo, infatti. Non te l'aspettavi, dici? No, che queste cose mi lusingano sempre tanto, poi io i complimenti me li dimentico in fretta. C'è qualcosa secondo te che manca nell'attuale panorama, visto che lui ha detto così di te? Magari ci sono tanti altri che invece non sono così diretti al punto, semplici e coerenti come lo sei tu. C'è qualcosa che manca secondo te in alcuni giovani cantautori? Non lo so, non posso dirlo io cosa manca, non ne ho idea. Domanda difficile, sì. In effetti. Allora Risa, ti facciamo un po' di domande che abbiamo fatto anche ai tanti artisti che hai citato tu prima. Vai. Tipo il primo disco che hai comprato, con la prima paghetta. Mariah Carey, Open Arms, tipo, una roba del genere, sì. Nel sì. Nel negozio di dischi di Pignola era? Potenza. Potenza. Pretendi troppo. Poi, un disco, visto che facciamo finta che non esistessero gli MP3, un disco è solo uno che ti porteresti con te per un viaggio. Michael Jackson, Black or White. Mm. Il concerto più bello che hai visto? Ma guarda, non ne ho visti tanti. Quello più bello... Un artista tra con tutti cui... quelli. No, perché ho la memoria cortissima in realtà. Non mi ricordo proprio. L'ultimo che ho visto è stato i Disclosure. Vi dico l'ultimo, il più bello non me lo ricordo. Disclosure ti è piaciuto? Sì, parecchio, soprattutto alla fine, quando ha messo quei due pezzi pazzeschi con... Voi ce l'avate? Io no, no. No, però so tutto, so com'è andata, sì, eccetera. Sì, sì. Alla fine ha messo due pezzi cosa. Famosi, quelli un po' anni 90, no? Certo, adesso c'è il ritorno dell'auto. Non ti facevo appassionata di quel genere? Io no, io amavo gli Snap tantissimo. Ah, perfetto. E per ultimo, un artista con cui vorresti duettare? Puoi anche resuscitarlo. Mi piacerebbe un sacco fare qualcosa con i Royxop. Ah, wow. Okay. Ma caspita, vedi, c'è dei risvolti che non ci immaginavamo. Allora, ci vediamo un sì. Tuo video che è uscito da pochissimo, quindi esatto. È un po' un regalo che ci hai portato, e il video si chiama Quante parole che non dici. Quante parole che non dici, adesso vogliamo che fai il resto dell'intervista in quella tonalità lì che abbiamo appena... Ce la potrebbe fare. Il brano parla di un sentimento universale, di quale sentimento? Ma guarda, più che di un sentimento universale, parla di tutte le parole che non diciamo, che ognuno di noi ha delle parole che non dice, no? E quindi l'augurio è che prima o poi possiamo, il verbo è giusto, possiamo liberarci di queste cose non dette, che alla fine sono le cose che ci fanno stare male, i sensi di colpa, questa roba qui. La vita è una. Ma ti riferisci a qualcuno dubbio, no? In particolare? Come ha ripetuto più volte oggi mentre parlavo. No, però in generale certe volte ci facciamo andare bene delle situazioni che non vanno bene. Invece bisogna uscire allo scoperto, reagire, e scegliere il meglio per la nostra vita, che è nostra e di nessun altro. Dopo questa un'altra pausa. Volta la filosofia de no altri. E ti chiedevo, è diretto a qualcuno questo messaggio? A tutti, okay. A tutti, a tutte le persone che devono liberarsi. La liberazione è il primo passo verso la libertà, che è una cazzata che ho detto adesso, così un gioco di parole. Cioè la liberazione è il primo passo, diciamo, quando noi tentiamo di liberarci
il primo tentativo è un avvicinamento alla libertà. Senti, vera e propria. Abbiamo visto location del video, straordinaria, pittoresca. Eri nelle tue zone, no? In Basilicata. A Maratea. E quindi, insomma, tu che hai visto che oggi stiamo parlando di città, che rapporto hai con la tua terra d'origine? Io sono dipendente della mia terra d'origine perché la Basilicata è un agglomerato di natura selvaggia e ti senti quando cammini che la terra respira, vedi tutta la vita, no? Gli insettini che vanno da una parte all'altra, i fiori, ti dispiace schiacciarli, no? Tutto spontaneo, è una terra che dà. Pensate che noi siamo andati a girare il video e c'è il rosmarino. C'è il rosmarino così per terra, oppure c'è la cicoria che tu la raccogli, vabbè, io non sarò mai cool perché dico queste cose. Ma pensa, ieri, proprio ieri c'era il cicoria, The Flow, tra l'altro, pensa che link. E invece che rapporto hai con i tuoi genitori? Ti vedono ancora come la Rosalba o invece sì, sei sì. a risa anche per loro? Diciamo che da quando sono a risa mio padre mi ascolta un po' di più, perché prima era... Era tipo, stai zitta tu, comando io. No, però al di là di questo io sono sempre la loro bimba. Senti, prima stavi parlando di fiori, natura, insetti. C'è un altro legame che mi è venuto in mente con gli insetti, perché tu hai doppiato Barry Gloria in Disco Worms, sì. no? Un film di animazione in cui tu doppiavi appunto questa vermetta che voleva cantare bene e invece steccavi all'inizio nella storia. Sì. Ti è mai capitato di steccare sì, dal vivo? Sì, secondo me mi capita sempre. Invece secondo te? Chiedo ai ragazzi, no? Quando ai ragazzi che suonano con me, dico, ma comunque questa l'ho stonata tutta, ma cosa dici? Ma io sento che le stono le canzoni, non lo so. L'accordatore era immobile quando tu cantavi, tu pensi di stonare, ma invece... Ma invece no, invece sì, stono anch'io. Troppa apprensione. E continuiamo a parlare di natura e animali, perché l'immagine che c'è sul disco è una gallina. Ha sì. qualche significato? Ma guarda, ci pensavo quando ho deciso di mettere la gallina sul disco, ero a casa mia, mio padre ha 30 galline. Che ammazza raramente, no? Quindi, cioè, noi in realtà non capisco perché continua a tenerle, perché effettivamente non le ammazza. Mangiamo le uova, sì, ma ogni tanto, e lui tiene questa comunità di galline per compagnia. E sono degli animali che hanno accompagnato la mia vita da quando ero piccola. Tra l'altro è il primo essere vivente che mi ha fatto del male, perché una volta una gallina mi ha... T'ha pizzicato? Quando avevo 4 anni mi ha rincorso e ha fatto sanguinare le gambe. E quindi poi hai deciso di premiarla, il genere, la specie gallina, e metterla sul tuo disco. Perché grazie al dolore si diventa grandi. Questa è un'altra come quella della liberazione. Va bene. Allora, diamo grazie un paio mille, di date Risa, di dove ti troverai prossimamente: il 7 giugno a Sestri Levante, il 21 giugno a Loanno, il 25 a Matera, e poi tutte le altre sulla tua pagina Facebook. Certo. Okay. Perfetto. Grazie Risa, allora. Grazie a voi, amo il disco. E positività. Positività. Va bene, noi andiamo in abbiamo pubblicità. Abbiamo vinto la sfida, cioè, perché poi dopo, no, abbiamo perso. Cioè, cosa c'era in palio alla fine? Niente, però. Niente, comunque vi lasciamo a The Flow e non vediamo Dan Kroll con From Nowhere. Lo magari vedremo domani. Mai? Non lo sappiamo. A domani. A domani, ciao belli. Ciao.